temperatura di 12 gradi, l'anno scorso ad aprile di questi tempi erano 16. Vincenzo, sta cosa non è buona, 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 non è buona. No, tu fai caso. No, Vincenzo, la notte sotto le coperte. Ah, sì, ah, sì, ah, sì, ah, sì. Oh, sì. Mario, basta! L'estate che... Chi sarebbe la buttanona? Ciao, Camì. Ah, perché prima Maria Grazia ha cominciato a strillare. Io sono proprio una cecettona. Come mi permetto? Per che cosa? Ma tu come ti permetti, hai capito? Perché non mi hai sentito. Enano de mierda. Vincenzo, diamo la zoccola. Mario, per piacere, stai zitto. Sfiorivano. Sfiorivano le viole. Mario, che palle. E il sole. Mario, batteva su. Mario, di me. Voi sperate che io annulli la sessione e dia il 18 d'ufficio a tutti, giusto? Sì. Ma da voto. Col cazzo! Il mio bisnonno era ingegnere, io devo fare l'ingegnere. Intanto tuo padre con tutti i soldi che ci avete ti ha mandato alla casa dello studente. Ma che c'entra? Mio padre ha fatto così, vuole che ce le sudiamo le cose. No, no, tuo padre c'ha il braccino corto. E lei ti ha fatto le corna, perciò vi siete lasciati. No, no, aspetta, se tu non sai manco significato. Mario, lo sa il significato? Mario, che significa quando uno c'ha le corna? Ah, oh, sì, dai, ancora, chi è la faccia che non curto dei vicini? Ehi! Prepariamoci per la festa. Stasera può venire anche la mia fidanzata. E chi è la tua fidanzata? Camila. Mario non festeggia se non c'è Camila. Mario non festeggia se non c'è Camila. Ok, ma... vengo. Comunque tu sei molto più pazzo di me. Mario non è pazzo. Mario è speciale. Quanto mi piacerebbe a me un giorno ballare un bel valzer in una di quelle sale tutte importanti, con un vestito da principessa. E io faccio il principe azzurro. Vabbè, diciamo celesti. Io ho un dolore nel cuore. Mi sento graffiato dentro continuamente. Vincenzo, prima si faceva vivo solo certe notti, ora sempre. Stavolta non riuscirà. È giunto il momento, Camila sta arrivando. Mario sta arrivando.